Carissimi fratelli, siamo arrivati di nuovo al Natale. Possiamo dire che la liturgia della quarta tappa dell'Avvento già canta e annuncia il Natale. Il cielo non vede l'ora di abbracciare la terra. Non vede l'ora. Io mi sono fatto questa domanda e mi faccio questi giorni, in questo tempo di Avvento, preparandomi per le omelie o altre riflessioni, ma se Dio ha questa passione straordinaria verso l'uomo, basta analizzare i canti natalizi. È un'altra meditazione che ognuno di noi si potrebbe fare. Canti natalizi. Noi in Polonia le cantiamo fino a 2 febbraio, la Candelora, ma tanti. Giovanni Paolo II, nel tempo natalizio, pomeriggio, soprattutto domenica, si raccoglieva con le sue consorelle, suore, segretari nella cappella, prendeva in mano il libro dei canti natalizi e cantava ad alta voce. Gli piaceva veramente tanto questo momento di cantare questi canti natalizi per esprimere la gioia, per esprimere la passione nostra, umana, verso Dio. Ecco perché mi sono fatto questa domanda: se Dio non vede l'ora di abbracciare la terra, quanta nostalgia c'è da parte nostra? Che risposta daremo ognuno nel proprio campo, comunque da credenti, da figli di Dio? Che risposta saremo dare a Natale di quest'anno? Perché non è una ripetizione e non può essere soltanto la memoria storica, ma cogliere il reale passaggio del nostro Signore. E certo abbiamo un grande aiuto per chi si lascia guidare dalla Chiesa, dalla Madre Chiesa, è un grande aiuto per chi si mette in ascolto della parola di Dio. Fino adesso abbiamo ascoltato, per prepararci a Natale, la voce forte di Giovanni Battista, un uomo meraviglioso, ma più meraviglioso certo è Gesù. Perché lo dico? Perché la gente era un po' disorientata, infatti non sapevano da chi andare. Sei tu, diceva colui che deve venire, o dobbiamo aspettare un altro? La gente non sapeva bene, c'era questo disorientamento. Io sono niente, diceva Giovanni, io non sono neanche degno di sciogliere i legacci dei suoi sandali. Io devo anzi scomparire, è lui che deve crescere. Ma Giovanni Battista non ha previsto, ecco, che verrà colui che nella massima umiltà e nascondimento, lui vuole che noi diventiamo una pianta, un albero fecondo che porta i frutti. Oggi, in questa ultima tappa, ci prepariamo con le due figure che la liturgia ci pone dinanzi, Maria e Giuseppe. E queste due figure che ci saranno sempre dinanzi a noi in questa chiesa, un presepe proprio incentrato sulla famiglia divina.
Maria, Giuseppe e Gesù. Perché soprattutto queste due vite che ci potranno dare delle indicazioni come comportarsi nei confronti di Dio, nei confronti dell'angelo che anche che noi ci appare, ci guida. Sin da bambino chiediamo l'angelo di Dio, e che sei il custode, ecco. Non siamo lontani dalla vicenda, dall'esperienza di Maria e Giuseppe. Vogliamo con il loro cuore e con i loro occhi contemplare il bambino di Betlemme. Prima prendiamo l'esempio di Maria. Dio chiede a questa ragazza di Nazareth il consenso. Appena abbiamo celebrato la novena al Natale, no? Lì ho detto, alla conclusione di brevissima riflessione, che Dio non ci prenderà per mano se noi non daremo questo consenso, se noi se non uscirà dal nostro cuore: Signore, salvami, Signore, aiutami, Signore, prendimi per mano. Se non ci sarà questo consenso, perché l'amore non si impone, si propone. Così si propone Gesù a Natale. E Maria pronuncia questo suo sì, ma ben conoscendo il rischio al quale si esponeva, perché rimanere incinta e non essere ancora andata a vivere con Giuseppe, suo sposo, equivaleva ad essere accusata di adulterio. Ma lei preferisce rischiare per fare spazio a Dio. Che bello questo atteggiamento, questo comportamento della Madonna. Che bello preferire rischiare per fare spazio a Dio. Che bello preferire rinunciare alle cose nostre, a svuotare cose che ci piacciono, mettere da parte perché Dio abbia spazio dentro di noi. Tutto per Lui e solo per Lui. Perché c'è indubbiamente un atteggiamento che diciamo sì a Lui, certo, però questo nostro corpo, che è tempio dello Spirito Santo, spesso è diviso, ecco, metà a Lui, metà al demonio, metà alla grazia, metà al peccato. E questa convivenza è impossibile. Gesù ha detto o sì sì o no no, il resto viene dal demonio. Allora proprio lasciare spazio a questo Gesù, impariamo e riflettiamo su questo in questi giorni, come ci ha invitato Papa Francesco all'Angelus oggi, un po' di silenzio. Quale spazio troverà il Signore in questo Natale nella nostra famiglia, se ci riusciamo a fare un canto insieme con i figli, con genitori o nonni, chi lo sa, ecco, perché saremo sicuramente, ci troveremo in qualche modo insieme, tra amici, eccetera. Quale spazio troverà il Signore al pranzo del Natale oppure alla vigilia? Quali saranno riferimenti sacri al Natale del nostro Signore? Poi Giuseppe. Giuseppe avrebbe potuto denunciare Maria
e ottenere la lapidazione per infedeltà. Ma lui che fa? Innanzitutto dorme, non perché è indifferente a tutto quello che avverrà per la sua vita. Lui dorme perché il suo sonno è beato, è benedetto, è tranquillo, è sereno. Lui prima di addormentarsi affida tutto al Signore e non diventa l'uomo violento, l'uomo cattivo, ma buono, generoso, accogliente. Quando l'angelo gli dice non temere di prendere con te Maria, ecco, lui crede, accetta, accoglie e poi accudisce. Di fronte a questa situazione umanamente incomprensibile, si fida dell'angelo, si fida di Dio e collabora. Di nuovo un bellissimo esempio, collaborare. Fino a che punto nella nostra vita collaboriamo con il Signore? Non sei oggetto delle manipolazioni da parte di Dio. Dio ti rispetta. Dio non entrerà nella tua casa se tu non li apri, dice il libro di Apocalisse, perché il nostro Dio sa bussare, lui rispetta, sa chiedere, questo è molto bello, sa domandare e lui aspetta se la porta si aprirà. Se accetteremo questa collaborazione. Tante volte sembra, cari fratelli, che Dio ci chiami per sentieri incomprensibili. Tante volte. Mi ricordo la mia vocazione quando sono stato chiamato in situazioni veramente strane, fuori dalla patria, ero studente, ancora dovevo concludere studi, tutto quanto, eccetera. Il Signore si presenta e dice: vieni e seguimi. Ma come? Ho previsto una diversa strada e all'improvviso così tutto cambia, come faccio? Vieni e seguimi. Sono andato da Pietro Nero, quella statua a San Pietro, dove il piede è completamente consumato, completamente. E sono andato lì, ho baciato questo piede e anch'io ho accarezzato questo piede di Pietro in Basilica San Pietro e li ho affidato a lui. Tu Pietro hai lasciato tutto, era un pescatore. Tutto è lasciato e è andato verso il Signore. Ecco, aiutaci a fare anche altrettanto. Ecco, noi dobbiamo guardare verso il cielo e collaborare con il cielo per poter compiere le nostre, che non sono soltanto le nostre, per compiere insieme con Dio la decisione. Lavorare con Dio. Passare il tempo con Dio, allora vedrete che ci sarà veramente la pace nel nostro cuore e nei nostri ambienti. E Dio si è servito proprio di questi due, Maria e Giuseppe, della loro semplicità, della loro apertura di cuore. Non potevano capire molto di quella missione che Dio prevedeva, perché le cose dovevano andare diversamente, ma hanno accettato l'intervento del cielo e hanno acconsentito a collaborare. Non si sono vergognati di rivestirsi della semplicità, di spogliarsi di tutto
per affidarsi al Signore, che è più grande del nostro cuore. E vorrei che ognuno di noi in questa settimana, ecco, sappia dire il sì al Signore in quella situazione in cui si trova, di gioia o di solitudine o di qualche problema. Dire sì, il Signore saprà intervenire nel momento in cui Lui deciderà. Vorrei che ciascuno di voi, in questo tempo natalizio, sono auguri anticipati, perché forse qualcuno si muoverà fuori di Roma, ecco, dai parenti, o andrà un po' a riposarsi. Allora, di far uscire dalla propria vita il profumo di felicità divina. Questo deve essere tempo di letizia, tempo di gioia, tempo di gaudio, ecco, perché gli angeli annunziano ai pastori: vi annuncio una grande gioia. E dopo l'anno santo di misericordia, quando abbiamo gustato il passaggio di misericordia incarnata in mezzo a noi, allora riempiti di questa grazia ancora di più in questo tempo del Natale 2016, ecco, facciamo e sperimentare questo evento di salvezza non solo noi stessi prima, ma farlo sperimentare a quelli che saranno con noi, perché gioiscano, perché veda in noi le vibrazioni di questa presenza di Gesù dentro la capanna nostra interiore del cuore. Sia lodato Gesù Cristo.